Perché ossessione italiana? Perché abbiamo identificato in questo termine l'atteggiamento che molti progettisti, molti artigiani, molte industrie mettono nella loro attività di estrema cura al dettaglio, al raggiungimento di un livello di qualità e di perfezione che travalica anche delle mere considerazioni di tipo economico, di posizionamento di mercato, ma per essere invece proprio una espressione soddisfacente della propria capacità e della propria individualità. Una prima ossessione è l'ossessione per la velocità di Carlo Riva, è il progetto del relativo speedboat. Una modalità di costruzione di quello scafo che per forza di cose ci ha poi portato subito ad un'ulteriore ossessione, quella di Ghianda, il più grande ebanista vivente, e ancora una volta un grande touch sulla qualità del legno e sulla modalità del trattamento del medesimo. Passiamo all'area tessile e a questo punto parliamo dell'ossessione per il decoro. Il tema è lo sfilato siciliano, dopodiché l'ossessione per l'eleganza di Finollo, forse il più grande chemisier esistente al mondo, i clienti dai duchi di Windsor agli Agnelli, passando per Guglielmo Marconi, e poi l'ossessione per il nuovo di Adriano Olivetti, primo personal computer costruito al mondo, inventore dell'Inkjet, un'azienda che è andata oltre il nome del fondatore. Due altre piccole ossessioni, l'ossessione per il gusto, e lì abbiamo raccontato la storia dei meravigliosi wafer dei Babbi, sono il nome dell'azienda, e l'ossessione per l'olio, il triangolo dell'olio. Ultimo ma non ultimo, l'ossessione per la storia, ed è il tema della ristrutturazione dell'edificio che ci ospita qua in via Monte di Pietà all'1. Ultime ma non ultime ovviamente i prodotti di Restart Milano che abbiamo disegnato noi. Di fatto abbiamo fatto un lavoro di riedizione di una grande libreria di Albini disegnata per Poggi, di Eta Beta disegnata da Castiglioni per B.B. Bonaccini, e il terzo intervento è stato un intervento sui mobili a parete di Gio Ponti. Presenza di Riva all'interno del Fuorisalone del Mobile di Milano, ed in particolare nel caso specifico a questa esposizione sull'ossessione italiana, è ovviamente il desiderio di contestualizzare un brand icona dell'artigianato e della tradizione italiana all'interno di una serie di altre eccellenze che hanno fatto dell'Italia sicuramente uno dei leader a livello internazionale per quanto riguarda per l'appunto l'artigianato e la manifattura. Beh, Riva poi oltretutto ha proprio da poco compiuto i 170 anni, quindi direi che è anche un'occasione per celebrare ulteriormente questo importante anniversario. Quella che vediamo qui proprio alle mie spalle è un'imbarcazione, diciamo, che oggi può sembrare quasi diciamo curiosa, se così possiamo dire, degli anni 30, ed è una delle prime imbarcazioni da corsa equipaggiata con motore fuoribordo, che tra l'altro ovviamente si rifà un po' alla storia di Riva, perché Riva, ricordiamo che proprio in quegli anni, fino a cavallo con il secondo dopoguerra, primeggiava ed ha creato parte della sua leggenda anche sulle vittorie
vittorie nelle competizioni, ovviamente all'interno di bacini chiusi.